Yoshi Violent. Io lo guardo a fare. Che cosa? Lo guardo. Che? No, lo tolgo. Però continuo a guardarlo. Vabbè, giusto così. Forza dell'abitudine. Tanto c'è Cavolfiore 666. Eh? C'è Cavolfiore 666. Fiore 666. Cavolfiore. Ma chi è Cavolfiore? Sarà? Aspetta, non lo so chi è, però spa... c'ha questo nome. Sarà il morale di milioni di persone. Vabbè, ma non c'è paragone. Io sono molto più forte. Comunque vediamo Dynamirror che ostenta questo, questa baionetta. Guarda, quello sei te. Te vedi? Te sei quello là. Comunque, diamo il via al match. Baionetta contro Redzer. Sì, contro Yoshi magari, non contro Redzer. Non sta usando il Mii Fighter. Vediamo come va. Intanto arriva subito una piedata infinita da parte di Yoshi, che si fa un bel 36% di danni nei confronti di Baionetta. Qui riesce con la Neutral Air a bloccare le combo di Baio. Vediamo, 48% a 21%. Parte l'up smash, dash attack da parte di Redzer, che però non va a buon fine. Vediamo. Parte il... bel fair, che però viene teccato benissimo da Dina. Ancora down air. Sta partendo veramente molto molto bene Redzer nei confronti di Dina, che però probabilmente non sta ancora giocando al massimo del suo potenziale. Arriva un smash meraviglioso. Aiuto. JS Roma, comunque il nickname di Redzer in questo caso. Dash attack sta veramente dominando tutto. Up tilt, up air. Scuda i proiettili della Neutral B. Prova la meteora col fair e ne prova ancora un'altra. Mamma mia, proprio on fire completamente Redzer. Vediamo ancora. Non riesce però a killare con la combo up B, side B, up B, peccato. E ancora up air, up air. Sta rischiando tantissimo. Eh sì, side B forse un po' miscliccato e se ne va ovviamente lontano dall'avversario in questo caso. Schiva la side B, vediamo. Schiva anche quest'altra side B, un'altra ancora, però riesce con il fair a portarsi a casa qualche danno, vediamo. C'è la presa. Prova left throw, che tra l'altro è una kill move a 50% al bordo, quindi non è una kill move praticamente. Prova la smash, qui sbagliato il tempismo da parte di Redzer. Il bat within. Oh madonna, 126-19. Se la sta giocando benissimo Redzer. E prova e c'è la bistecca. C'è la bistecca da... lo sto lampada. Non dovete toccarla la lampada. Mannaggia a voi! Comunque 1-0 per Redzer. Ne approfitto per salutare Lingo e ufficializzo il mio ritiro dalla Terror's Crew. Sono ufficialmente un membro della... Che stai facendo? Mi hanno tradito Lingo, quindi mi dispiace, ciao. Va bene, quindi eccoci qua per il match 2. Decide di passare a Ness, non può portare Baionetta, di conseguenza passa subito al suo main. Up tilt. Parte Redzer comunque abbastanza bene, però adesso Dynamirror sembra diciamo a suo agio. Riesce col pick fire e poi con la mazzata. Non si scherza più. Prova il fair, non riesce. Neutral air da parte di Ness a punire le azioni di Redzer. Vediamo. Ancora neutral air. Prova gli ovetti qui Yoshi. Vediamo. 37-92. Eh sì. Parte ancora il back throw con sangue agli occhi. Dynamirror vuole il salty comeback. 37-129 proprio in kill percent, diciamo. Yoshi qui non va però fino in fondo con il fair, e fa pure bene perché comunque è molto difficile da gimpare l'up B di Ness da parte di Yoshi. A meno che non sei rotto. Prova qua l'up air, ma viene punito dall'up air successivo da parte di Dina, che quindi prende la prima stock. Adesso è tutta un'altra storia. Eh sì, Dina si sente molto più in confidence, come dicono gli americani in questo momento. Eh sì, parte subito lo sgambetto da Yoshi, però
forse il dash attack arriva troppo in fretta. Parte subito con la combo da un throw up air, parte il dash attack da parte di Yoshi. Up smash bellissimo. Deve tentare un read qua il buon Redzer, se no. Eh sì, eccolo. Ci ha provato, ma c'è il perfect shield da parte di Dina. Deve fare sta giocando abbastanza furbamente perché non si sta perdendo i meccanismi. Di solito lui è uno che spamma molto spesso il down B, questa volta non gliela vedo spammare, l'ho sempre vista usata con criterio. Sta giocando bene. Sì, con testa. Vediamo. Oh, ha provato l'up smash, però è stato preso e quindi back throwato immediatamente da Dina Mirror, che però non riesce a killare, percentuali ancora troppo basse per quello. Vediamo. Prova a tornare col get up attack, ma nulla da fare. 110 a 112, eh sì, ha praticamente una stock di vantaggio e arriva quindi ovviamente la back throw che mette il pareggio su questa best of 3. Arriva a fare un po' di coaching. Giustamente. Ah, c'è l'arbitro che conta i secondi di coaching. Attenzione. Ok, 13 secondi. 13 secondi, tempo record. C'è un ribaltamento. Tyler, lo so. Da un bistocco all'altro. Dicono di dirgli all'orecchio a Redzer dell'Air Dodge. No, è scaduto. C'è già stato il coach. Vabbè, spero che gli abbia detto qualcosa in merito. Comunque, GS Roma contro Di Mello. Mello. Vediamo, parte il down air, colpisce con l'ultimo colpo invece di shield breakare. Vediamo, 1-36, sceglie Dreamland come stage, secondo te perché? Perché Ness può avere qualche problema sul recupero in questo stage, probabilmente. Sì, probabilmente. Forse io poi non sono un esperto, però mi sembra un po' più largo rispetto agli altri stage, quindi sì. Per quanto possa, insomma... Però non so, su Mili hai bordi molto più lontani. Su Mili è gigantesco Dreamland. Appunto. Non so qui personalmente se i bordi sono più lontani o meno, boh, vabbè. Comunque riesce a approcciare con il down air qui, diciamo sfruttando il lag su PK Fire. Viene colpito però dalla back air da parte di Ness. Vediamo, 52-76. Short up neutral air, ancora short up neutral air, però viene punito da up tilt up air e prova l'up B che però non colpisce. Viene punito quindi dalla back air di Ness. Ancora back air, vanno a sbattere tutte sullo scudo. Prova il down B che però non va a segno. Vediamo. Prova il dash attack, non va. Ancora PK Fire che va a sbattere sullo scudo. Prova il down air, va a sbattere sui jab. Attenzione, prova ancora la pair. Di nuovo pair, siamo 84-86. Prova l'up smash, che però non kill ancora. Prova ancora l'up smash, c'è la schivata da parte di Dina. Attenzione, prova a connettere, però non va, attenzione. Quindi c'è left throw da parte di Dina, che forse poteva addirittura provare la kill. Back throw da parte sua. Cerca di mettere qualche bastone tra le ruote con le uova. No. Peccato. Ha rischiato troppo. Sfrutta il lag dello sgambetto con la coda per prendersi la prima stock. Dina, vediamo. Basterebbe un up smash. Down throw, neutral air, prova. Qua il fair che però non va. Prova ancora l'up smash che però non va ancora. Nemmeno questo, attenzione. Prova la fair di nuovo. Ha molti modi di uccidere a questo punto Ness. Back throw. Prova l'up smash, però Ness riesce a ritornare al momento esatto nell'arena. 48%, prova il fair che però non può andare. Fair è troppo poco sicuro, deve andare su una mossa sicura. Arriva il down B, vediamo. Deve ingarrare un up air. Eh sì, c'è un neutral air intanto che comunque è un inizio. No! Ha tentato il tutto per tutto. Non so, Yoshi in questi casi... Un vero peccato. Redzer quindi dopo un onorevole 1-0 comunque viene mandato lo stesso in loser bracket da Dina Mirror per 2-1. Ci ha fatto sognare, poi Dina Mirror ci ha svegliato. Bravissimo comunque Redzer. Attenzione, io devo bracket, giocare contro il loser bracket andrà ad affrontarsi contro Dottor Purga. Adesso io vorrei Lucas il Moro e Redzer il Dottor Purga e poi facciamo le winner quarter. Si possono fare. Ma quando incominciano i best of 5? Mm? Best of 5.